stupenda Suspicious Mind di Elvis Presley su Radio DJ in versione 2010. Sì, esattamente quella di 40 anni fa, forse, semplicemente con il mixer riaperto e qualcuno che ci ha rimesso le mani, grosso modo, come hanno fatto con i Beatles una decina di anni addietro, con pochissime aggiunte, semplicemente una bella tinteggiata, insomma, no? Com'è? Non l'avrei mai detto. Bello lì, bellissimo. Bravo anche quello che lo imita, con la voce tutta. No, non è che lo imita, quello è sempre lui. No, è proprio Zep Elvis. Sì, con la voce di 40 anni fa, Suspicious Mind. Elvis Aaron Presley. Nome completo. Sì. Che, come dicevo una volta, Elio faceva notare, probabilmente era di origine italiana, infatti Elvis uguale Alvise. Ah beh, certo. Sì. Un nome un po' veneto. Me lo vedo un po' come alter ego di Alvise Borghi, il giudice, ex giudice di passaparola, quello di Canale 5. Mamma mia. Che non aveva esattamente lo stesso fisico. E poi c'era un altro famoso dell'ubertoso nord-est, che era Roy Orbison. Orbison era inglese, però dai. Orbison no, era di Treviso. Tenetevi, ragazzi, perché abbiamo da riempire un'ora e mezza, quella che inizia fra due minuti e che ci porterà fino alle 23:30. Tra poco ritorna Cordialmente. No! Permesso? Permesso? Ma cosa? Ma che cazzo? Ma dov'è che sono capitato? Ah, aspetta che ho capito. Alle segrete di un antro misterioso, sito in via Massena 2, 20145 Milano, in collegamento radiofonico con i vostri incubi, in collegamento www con l'internet del computer, insomma, in collegamento un po' con tutto, va ora in onda! Va ora in onda, Elione! Cordialmente! Puntini puntini, perché non è ancora stato scelto il nuovo titolo per il 2010, per l'annata 2010-2011. No, questo è il titolo. È molto... Scusa, volevo fare una proposta. 2010 era l'anno del contatto. È vero. Non si potrebbe fare cordialmente l'anno del contatto? Già gli piace. Ne aveva conquistato cordialmente puntini, però devo dire che Ubi Maio. L'anno del contatto non è niente male. Perché poi apre tutto un ventaglio, ecco, di possibilità. Per esempio, il contatto fra chi? Fra tutto e tutti, Linus, perché cordialmente da sempre è un trade union fra gente che vive realtà diverse, certo, durante il giorno, ma la notte apre questa oasi. È come non so come dire, una porta dimensionale. È uno la varca e di là fa quello che vuole. E allora, ben ritrovati, amici. Io ho un'altra interpretazione, Linus. Secondo me, l'anno del contatto, nel senso del contatto fra noi e il pubblico. Perché io vivo tutto quello che è accaduto fino ad oggi come una lunghissima prova. Uh-huh. Abbiamo provato una trasmissione che finalmente va in onda ora, dal 2010. Finalmente c'è il contatto fra Elio Sudetese, Linus e il pubblico. Cioè, finalmente della radio. Siamo pronti a uscire dalla sala prova e affrontare i palcoscenici importanti, quindi, le piazze, i teatri, i palazzetti. Bene, faccio una domanda: quindi tutte le trasmissioni fatte in precedenza sono una specie di grande puntata zero? Sì, una puntata zero. Una puntata zero che dura 15 anni. Si possono racchiudere con un solo titolo: Cordialmente Test. Ce l'ho. Se per disgrazia, meno male che non è successo, ma noi prima di iniziare questa stagione fossimo morti, il periodo dal 94 a oggi sarebbe come This Is It di Michael Jackson. Mi pare di capire che sei fortemente influenzato da questa pellicola. L'ho vista un po' in ritardo, ma mi ha lasciato di stucco. Pensa lui. Sai cosa vuol dire This Is It? Aspetta! Te lo dico io. Questo è esso. Perché... inglese. Ok. È in lingua inglese, no? This è questo, is è it esso. Non egli, eh. Un po' come cosa dice Macho Capatonda, che l'altro giorno mi hai citato? Quello è questo che pensi? Ragazzi, mi ero costretto a fare il mio lavoro, vi devo chiedere, visto che sono 4 mesi che non ci vediamo, abbiamo finito a fine maggio, onde. Di mezzo c'è stato giugno, luglio, agosto, settembre, cioè 4 mesi, tipo 120 giorni abbondanti, un terzo di anno, un terzo di anno. Cosa avete fatto in questi 4 mesi? Quello che viene descritto nell'omonimo 120 giornate di Sodoma, più o meno quel genere di attività. Io ti posso dire, io ho detto soltanto Gomorra, ma guarda che non è male. Adesso, scusa, voglio interromperti solo per dire una cosa. Sai com'è che mangiavano l'uovo
A Sodoma? Sì. A Sodoma. Sodoma non cottissimo, però. Cioè, uomo Sodoma. Caro Linus, io ti deluderò, ma forse ti stupirò anche se ti dico che dall'ultima puntata, cioè fine maggio, a poco fa, sì? Io sono stato nascosto sotto questa tavola. È impossibile. Te lo giuro. Tavolo, a un certo punto lo abbiamo sollevato, portato fuori, e quello che tu vedi non è quello vecchio, ma gli assomiglia. Ero attaccato sotto. Però Linus, ci sono dei vantaggi a stare nascosti qua, perché Sergione mi ha raccontato poc'anzi che ha sentito, per esempio, gli architetti da soli, quando voi non c'eravate, gli architetti a cui avete commissionato il nuovo restyling dello studio, che, cioè, guarda, non lo voglio neanche dire. Cosa c'è? Cosa ci dialoghi, tipo, allora, io ho fatto la seconda piscina, tu? Cosa gli hai messo fuori? Gli ho messo fuori, guarda, solo come nota spese gli ho messo 3.000 al giorno. Adesso ti racconto questo, io ci avevo giù in cantina sta carta qua che avevo messo una volta nel mio appartamento, con gli autobus, e gliel'ho messa fuori a 10.000 euro. Colorita. Sì, sì, sì. Ok, aspetta, arriva Linus, arriva Linus. Linus, sì, io. No, io, anche se non puoi non crederci, sì, ho fatto tante cose, ma prevalentemente prove ogni giorno per arrivare a essere pronto oggi. Allora, perché se, io ci tengo tantissimo a questa edizione di Cordialmente. Pronto, anche perché i test di Mangoni li faremo come sempre in chiusura di programma, quando ci canterà una canzone che forse ci puoi già anticipare, però sì, a questo punto. Sì, certo. Michael Jackson, anche. Thriller. Chi c'è qualcuno che ha visto This Is It per caso in questi giorni? Questo è esso. Allora, Alex, puoi rimettere da capo la sigla in versione completa, così facciamo una sigletta ufficiale, partiamo con la prima canzone, dopodiché prima rubrica. Benvenuti a Cordialmente. Vai, Elione. Dagli studi di via Massena 2, sì, a Milano, radio, la città delle occasioni. Quanto per chi tempo ci vuole venire ad abitare. Una città che quando sembra che sia finito tutto, in realtà sta solo per ricominciare. Una città in cui la metropolitana non funziona ancora tanto bene. Ha piovuto! Una città in cui piove! Una città in cui non si scherza mai, neanche quando sembra che si sta scherzando! Una città in cui tutto si prende sul serio, ma poi alla fine non si combina un cazzo! Insomma, da questa città sta per andare in onda finalmente la prima vera puntata di Cordialmente 2010, l'anno del contatto! Vai, ragazzi! Vai, Elio! Vai, vai, Elio! Elio! Senti che musica! Foto, Elio! Ma si mette la trasmissione! Voce buona, l'altezza buona, quasi di Robert Plant. Voce buona, chitarra buona. Santana, idea di riproporre questo pezzo buona, buonissima, perché anzi ottima, pazzesca, quindi mi cadono sulla batteria. Ma non si può sostituire John Bonham. È morto, come fai? Non si può sostituire. Cioè, veramente il sound, tu dici, ma il sound della batteria, è come Copeland nei Police. C'è la batteria, bravo, è più di metà del suono del gruppo. Bravo, è questo, non è insostituibile. Anche il, secondo me, il sassofonista, sì, infatti, Loffio, non c'è. Si sente o non si sente? Sì. Però scusate, i pezzi dei LED aprono il posteriore. Sono passati praticamente 40 anni. Pensate come non è accaduto niente in 40 anni. Sono passati 4 mesi dall'ultima volta in cui avete sentito le poesie di Hermes Palinsesto. Siamo vicini. Ecco. In questi 4 mesi cosa avrà fatto Hermes? Cioè, avrà continuato a scrivere oppure si è fermato anche lui? No, credo che abbia continuato a scrivere, anche se, come sai, le mie sono solo ipotesi, però conoscendo il tipo di artista che non è mai statico, seduto sugli allori, quali allori poi, perché rifugia.